Ok ragazzi, un nuovo episodio, oggi parleremo del cheat meal in fasi di cut. Ora, premessa, non parlerò del cheat meal in fase di preparazione agonistica perché ci sono tante strategie diverse, ognuno sceglie la sua. Ci sono scuole di pensiero che includono il cheat meal e lo reputano funzionale, scuole di pensiero invece che non lo includono. Quindi non si parla di preparazione in una gara, ma di una semplice fase di cut. Ora, dal mio punto di vista, il cheat meal può essere tranquillamente inserito in una fase di dimagrimento di cut, purché risponda ad alcune esigenze, ossia ci devono essere banalmente dei presupposti di base. Il primo presupposto è che sia un pasto in intuitive eating. Che cosa vuol dire questo? Che se io calcolo i macros che devo avere, sto semplicemente impostando un refeed, se vogliamo, che sia glucidico, che sia lipitico, che sia un refeed misto, però sto facendo un refeed. Quindi il cheat meal, così come lo si intende, dovrebbe essere un periodo, dovrebbe essere una finestra di intuitive eating in cui si mangia semplicemente quello che ci va. E il secondo presupposto è quello, logicamente, di godersi il momento a 360 gradi, ossia non deve essere un cheat meal della serie vado e mangio e penso soltanto a mangiare e ingurgitare quanta più roba possibile, ma devo godermi il contesto, devo godermi il momento. Questo è assolutamente importante perché il cheat è funzionale se è uno sgarro sia fisico sia ovviamente mentale e psicologico, quindi uno sgarro dalla quotidianità, il fatto di poter andare, uscire al ristorante, mangiarsi una cosa fuori e non dover stare sempre a preparare tutto quanto in casa, avere i pasti, avere le schiscette che ci svolta in giro tutto il giorno al lavoro. Il terzo presupposto è che ci si basi sul senso di sazietà. Di nuovo, non dobbiamo avere un pasto in cui mangiamo tutto quello che possiamo arrivare a mangiare soltanto perché oggi è concesso, ma dobbiamo mangiare quello che ci va nella quantità in cui ci va. Se siamo sazi, smettiamo di mangiare. Questo è assolutamente importante perché sennò facciamo più danni che altro, e non parlo soltanto di calorie ingerite, ma anche danni da un punto di vista psicologico e danni da un punto di vista gastrointestinale. E proprio l'aspetto gastrointestinale è il quarto punto, ossia il cheat può essere inserito e ha senso inserirlo se garantiamo durante tutta la fase di cut una buona salute gastrointestinale. In altre parole, se avete una panza grossa così e tesa per tutta l'aria che c'è dentro, avete gonfiore, state male, avete irregolarità intestinale perché avete gestito male le fonti, perché siete stressati, allora andare a buttarci un cheat meal con fonti di dubbia provenienza, mettiamola così, potrebbe non essere la soluzione ideale. No, in questo caso potrebbe essere molto più sensato andare a curare innanzitutto la vostra salute gastrointestinale, quindi con un'attenta selezione delle fonti, ma soprattutto della qualità delle fonti che scegliete, un'assunzione, un'attenzione dei macros, un'attenzione data al timing, che discorrendo, ma di questo parleremo in un altro episodio sicuramente, anzi fatemi sapere se vi interessa, così ne parliamo in un altro episodio, e a questo punto poi magari inserire un cheat che, anzi, in quest'ottica può essere un aiuto, in questo caso, a quella che è la nostra salute gastrointestinale. Questo è tutto per questo episodio, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io, come al solito, vi ricordo che abbiamo aperto l'iscrizione all'Academy, quindi se volete saperne di più, se volete formarvi come preparatori atletici, come personal trainer a 360 gradi in maniera assolutamente completa, perché si parlerà di allenamento, si parlerà di pratica, si parlerà di PL, di donne, di mobilità, si parlerà di alimentazione, integrazione, di un sacco di cose in maniera super approfondita, allora in questo caso andate nel mio link in bio e trovate tutte le informazioni del caso. Quindi detto questo, ci vediamo al prossimo episodio.